Buongiorno a tutti. Oggi affrontiamo un problema che spesso è drammatico ed è quello dell'anoressia nervosa e in generale dei disturbi di comportamento alimentare. Lo facciamo con il professor Stefano Erzegovesi, che è un nutrizionista e psichiatra ed è responsabile del centro dei disturbi alimentari dell'ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, l'anoressia e la bulimia sono sempre più diffuse. Su che cifre stiamo in Italia? In Italia siamo per l'anoressia intorno allo 0,5-1% della popolazione, intesa soprattutto come popolazione a rischio, quindi dai 15 ai 25 anni. Per la bulimia e per il binge eating, cioè i disturbi caratterizzati invece da abbuffate, ci sono numeri molto più alti, che viaggiano intorno a circa il 4-5% della popolazione, e quindi è sicuramente un problema che sta crescendo, ma soprattutto sta crescendo in un'ottica che è l'ottica del i casi vengono riconosciuti più facilmente e più precocemente, quindi chiaramente sono molto più all'attenzione del clinico. Ecco, l'età più o meno a rischio me l'ha appena detta. L'età principalmente a rischio, o meglio tipicamente a rischio, è dai 15 ai 25 anni. Vero è che negli ultimi anni si cominciano a vedere in maniera molto meno rara di un tempo dei casi molto più piccolini, quindi si arrivano fino agli 11-12 anni come esordio di malattia, e anche dei casi invece di cosiddetti casi di ritorno, per cui magari persone che hanno superato i 40-50 anni, normalmente donne, e quindi sempre consideriamo più del 90% della popolazione di anoressia e bulimia sono popolazioni di tipo femminile, e in questi casi invece sono persone che hanno superato l'età adulta, a volte in menopausa, a volte persone che hanno avuto un piccolo segno di disturbo alimentare in età giovanile e che poi dopo si sono, diciamo, autoregolate, quindi autocurate, ma con poi un ritorno di stile. Ma ha parlato di donne, quindi diciamo che anche se so che l'anoressia e la bulimia cominciano a essere problemi anche maschili, mi sembra di capire che la prevalenza sia ancora sul sesso femminile. Sì, diciamo che rispetto a un tempo dove si parlava di 90% circa, ad oggi può essere un pochino di meno. Senz'altro c'è una percentuale di popolazione maschile. Noi un tempo in reparto era una rarità avere un maschio con un disturbo alimentare in reparto, noi abbiamo una ventina di posti letto. Ad oggi c'è quasi sempre un maschio affetto da disturbo alimentare, quindi sicuramente la popolazione maschile in questo momento è una popolazione emergente in termini di casistica di anoressia e bulimia. Per il binge eating invece è una cosa diversa, il disturbo da binge eating è un disturbo che ha tendenzialmente metà uomini e metà donne come incidenza e prevalenza. Vuoi spiegare in brevissimo tempo cos'è il binge eating? Sì. Il disturbo da binge eating è un disturbo in cui esiste la buffata, per cui esiste una componente legata al mangiare in maniera esagerata, vorace, ma soprattutto abbuffate significa mangiare perdendo la convivialità, per cui senza la comunicazione, senza la condivisione con gli altri, per cui di solito è un mangiare veloce e solitario. Il binge eating vuol dire che c'è la buffata, ma diversamente dalla bulimia, in cui insieme alla buffata ci sono dei meccanismi cosiddetti di compenso, la dieta, l'attività fisica, il vomitare, il prendere lassativi o diuretici. Nel binge eating c'è solo la buffata e quindi chiaramente il peso cresce, a volte cresce moltissimo, fino ad arrivare a casi di obesità severa. Ecco, tornando all'anoressia e alla bulimia normali, dicevamo che comunque la prevalenza è ancora femminile. Si può ancora dire che il problema fondamentale sono i modelli che anche noi dei media proponiamo, come modelle troppo magre, una moda un po' penalizzante per chi ha una taglia appena sopra il magrissimo? È ancora questo il vero problema? Ma la mia opinione rispetto a questo, ma che è poi l'opinione della letteratura scientifica, è facciamo attenzione nei disturbi alimentari a definire e in qualche modo a colpevolizzare o ad accusare una causa. Non è mai una causa la causa di un disturbo alimentare, per cui entriamo nell'ottica che il disturbo alimentare comunque è un disturbo con una multicausa. Io faccio sempre l'esempio agli studenti di una cipolla tagliata a metà dove ci sono questi cerchietti concentrici. La causa dei disturbi alimentari è sempre comunque una causa che, partendo dal cerchietto più piccolo, quindi dal nostro DNA, dalla nostra predisposizione genetica, arriva ai cerchi più larghi, che sono poi fondamentalmente le condizioni ambientali e sociali, dove senz'altro un modello di magrezza proposto come vincente, soprattutto per il mondo femminile, è un modello che va considerato come un fattore di rischio, ma che da solo assolutamente non può in alcun modo essere considerato come un fattore unico, causale e quindi sufficiente da solo a dare una causa e quindi un esordio di un disturbo alimentare. Quindi altre cause che potremmo mettere in modo esplicito in campo?
Ecco, partendo diciamo dall'interno c'è sicuramente un discorso di predisposizione genetica, quindi tutto quello che è l'area del temperamento e del carattere, il cosiddetto temperamento perfezionista, per cui quelle persone che già da piccoline sono persone che hanno un atteggiamento che sembrano quasi più grandi della loro età, sono molto responsabili, tendono ad avere pochi grilli per la testa, a fare pochi capricci, ad occuparsi molto degli altri. Ecco, un temperamento perfezionistico è sicuramente un fattore di rischio per il disturbo alimentare. I fattori, come dire, nel cerchietto immediatamente successivo, i fattori legati alla componente familiare, per cui le comunicazioni familiari in cui c'è un funzionamento di non bilanciato nella comunicazione tra madre e padre, sicuramente è una cosa da considerare come un elemento che più che causa dobbiamo anche considerarlo una risorsa. In una terapia di un adolescente con un disturbo alimentare è importante lavorare sulla comunicazione familiare. C'è l'ambiente dei pari, per cui tutto quelli che sono gli aspetti di comunicazione con i coetanei, la presa in giro in ambiente scolastico rispetto al peso, la forma corporea viene considerata un fattore di rischio. La componente del disordine alimentare, inteso non come disturbo alimentare ma proprio come disordine nel senso di famiglie o società in cui c'è un modo di mangiare che perde la normale ritmicità dei pasti e quindi il discorso non ci sono più i tre pasti e quindi un pieno e un vuoto a livello di alimentazione, ma c'è uno smangiucchiare più o meno disordinato. Questo è sicuramente un altro fattore di rischio per tutti i disturbi, cioè sia anoressici, sia bulimici, sia binge eating. E andando appunto nei cerchi più esterni, quelli che dicevamo sono i modelli mediatici e quindi quelli che sono i modelli di magrezza, nello stesso tempo tutti quelli che sono i modelli di un'alimentazione che viene considerata come un'alimentazione che deve essere sempre più svelta e quindi dove in qualche modo bisogna rapidamente mangiare, quindi i prodotti devono essere già pronti e quindi poco preparati, questo è un altro fattore di rischio. Grazie professore, io direi che su questo argomento torneremo, intanto grazie per quello che ci ha detto oggi, arrivederci a tutti. Arrivederci.